attraverseranno i corridori della Corinunigiana. Uno spettacolo nel bosco. Questa è una bellissima gara che c'è corsa su strada e corsa immersa nella natura, nel bosco. Come, che sensazione dà? È una bella sensazione correre nelle strade, diciamo, della Lunigiana. Ci sono sempre dei paesaggi fantastici qui intorno, quindi mi ha fatto veramente piacere. Siamo qui con Margherita, la vincitrice di questa edizione. Sei contenta? Sì, sono molto contenta. Te l'aspettavi? Ci speravi, via. Ci speravo, sì. Si spera sempre, però è sempre imprevedibile poi l'esito. Margherita, da dove vieni? Io vengo da Sarzana. Bellissima Sarzana. Sono arrivata solo ieri, ho fatto una settimana a Parigi. Wow! E quindi insomma... Siamo qui con Isabella che viene da... Reggio Emilia. Reggio Emilia. Tu sei una, diciamo, vincitrice del passato, si può dire. Sì, sì, insomma. È futura. Speriamo, insomma, adesso ho avuto un infortunio, 2 mesi che sono ferma, però insomma con grande determinazione sto cercando di riprendermi e non volevo mancare a questa gara, anche se insomma nelle condizioni in cui ero sicuramente sapevo di non vincere. Però... Hai tastato il terreno per il prossimo anno in maniera da essere competitiva? Sì, perché questa è una delle gare del Corinunigiana che non avevo mai fatto e quindi insomma mi interessava venire a vederla e insomma complimenti al circuito perché sono sempre gare con tracciati bellissimi organizzati. Siamo qui con Alessandro. Bastina. Hai corso, com'è andata? Bene, sono arrivato al traguardo, sono stato contento di essere arrivato in fondo, che è già tanta roba questi gari qua. È bellissimo perché qui c'è percorso strada, natura. C'è anche in mezzo al bosco, varia un po' dal percorso, asfalto e sterrato. Quante ne hai fatte di tappe? Quest'anno ho fatto poco, 3-4 gare. Prossimo anno? Prossimo anno spero di farne un po' di più, sempre con la nostra Corinunigiana di squadra che mi trovo bene. Sono bravissimi, eh? Un gruppo eccezionale, poi c'è Massimo e Lorenzo. Sono dei fenomeni. Sono una forza. Bellissime queste iniziative, vedere così tanta siamo gente. Tutti amici, bello. Bello. Sì, bello questo è bello. Complimenti. E complimenti perché vedo come organizzati con i ragazzi. Sì, e sì, loro si divertono, che è la cosa più importante. Sì, loro si divertono, si emozionano e capiscono cos'è vivere una gara insieme, sportivamente. Grazie. Siamo qui con Monica Arcangeli. Bellissima manifestazione. Assolutamente, come tutti gli anni, la corsa del castagno non si può mancare, la gara che chiude il Corinunigiana, bellissima, c'è un po' di tutto, asfalto, sterrato, salita e discesa, completa. Infatti è bellissimo questo mix. Sì, strada e bella natura. Bella tosta e vabbè, bisogna tenere e poi all'ultimo dare tutto, è chiaro. Benissimo, grazie. Trasmettiamo dalla 31esima corsa delle castagne di Fidizzano, ultima tappa del 34esimo Corinunigiana Memoria Franco Codeluppi. Io sono Massimo Codeluppi, il figlio di Franco, che è mio fratello. Stiamo portando avanti questa manifestazione dal 2014, quando è mancato mio padre, e quest'anno abbiamo concluso come sempre a Fidizzano il circuito. Abbiamo fatto 23 gare. Mi tengo a Massimo perché i corridori oggi hanno corso, ma io è una settimana che corro, mettere tutti i puzzle in cose, poi va tutto bene, però durante la settimana è molto dura. Le cose che riescono bene ci vuole un grande impegno e veramente tutti i fivizzanesi devono essere riconoscenti a te e a tutto, diciamo, il tuo gruppo. Non per niente è arrivata a 31 anni di fila. Giornata splendida, tantissima partecipazione. Sì, giornata sempre splendida, tanta partecipazione, poi ci sono tanti stand con prodotti tipici, c'è anche il mercato che è abbinato alla corsa delle castagne. E ci sarà anche la pulitura proprio delle castagne secche che si svolge.
da domani allenamento. Ciao a tutti dalla bellissima terra di Lunigiana in Toscana. Ciao. Feels like home. We got